cosiddetta della torre dipendente di Pisa, cioè dire, cioè lui non va sulla torre di Pisa, a parte non c'è andato, ma insomma lasciamo per lì. Non va con tutti i pezzetti di piombo, di ferro, di stagno, di cotone, di lana, di legno, e prova a buttarli e vedere cosa succede, perché così facendo uno non finisce mai. Perché oggi piove, se io li butto in questa giornata questi mi cadono con una certa velocità, in un certo tempo, perché è umido. Se io li butto invece una giornata di sereno, di secco, questi hanno un'altra velocità e un altro tempo di caduta. Non so, ma come si osservava delle volte, anche il legno, mica tutti i legni sono qua, ma anche se uno parte da un legno di quercia, diciamo, io ho tante pallottole di quercia, è la stessa, perché la quercia dipende se hai tolto il legno dall'albero esposto a nord o esposto a sud, perché la densità del legno è diversa. Quindi, secondo un aristotelico, diciamo, per arrivare, o un naturalista, un po' come Della Porta, io per arrivare a sapere qual è il tempo di caduta di un oggetto, dovrei buttare tutti gli oggetti del mondo, tutti, perché ogni oggetto è individuale.